Yo, benvenuti in questo nuovo video. Signori, non so se lo sapevate, ma qualche mese fa, sia io che Marques ci eravamo molto fissati sulle Bed Wars Speedrun e abbiamo ottenuto anche dei buoni risultati, lui finendo secondo nella classifica delle posizioni in singolo, io nella top 50 insieme a due miei amici nelle trio. Ebbene, ho scoperto che in realtà nelle Bed Wars esistono anche altre classifiche oltre a quella lì di vincere a Bed Wars, e sono delle classifiche stranissime. Ora ve le vado a mostrare. E signori, mi raccomando, se volete un ritorno della serie delle speedrun, o comunque di io che cerco di entrare in queste classifiche che ora vi andrò a mostrare, mi raccomando, fatemelo sapere con un bel like e con un bel commento. Ma andiamo subito a vedere di cosa sto parlando. Stai zitta, Siri! Signori, ecco qui il sito delle Bed Wars Speedrun. Sto notando che Marques non è più secondo, ma che è sceso. Quindi significa che lo hanno bello che scavalcato. Questa roba non la sapevo. E invece nelle 3v3, io di quanto sarò calato? Perché sicuramente sono calato, eh? Dove mi trovo? Settantesimo sono calato io. Sono calato da cinquantesimo a settantesimo. Unexpected questa roba, perché giustamente più tempo passa, più giustamente le persone provano e riprovano e riprovano e ti superano. Però signori, come vedete, qui c'è una freccetta. Ed eccole qui signori, ci sono altre categorie. Il perfect game distrugge un letto, distruggi tutti i letti, il record nel morire, il record nell'uccidere, e questo che non so sinceramente cosa sia, ma se lo clicco sopra non mi dà proprio niente. Ma che cosa? E guardate qui per esempio la categoria della morte. C'è la classifica se morì dal void, c'è la classifica se morì prima di perdere il letto, e c'è la classifica se morì dopo aver perso il letto. E precisamente che cosa significa? Io voglio vederlo. Morire prima di perdere il letto, cosa significa? Vediamo un po'. Allora, lui sta pushando, cade. Ma non è successo niente, è una morte. Ma scusami, è una morte e basta. Scusami, lui sta pushando. Perché questo è un record? È un record di che? È un record di che? No, no, non è successo niente. È semplicemente morto. Ma scusami, e che cambia tra il morire dal void? D'altro, 4 secondi e 17 record mondiali in assoluto. I miei complimenti. Giustamente su Dreamcrow che tu sponi e davanti c'è il buco. Giustamente. Ma sono dei record proprio stupidi. Perché esistono? Lui l'ha fatto sempre su Dreamcrow che è al terzo posto. Ma è sempre questo Zui tra l'altro. Questo Zui sta in un botto di classifiche. Oh, ma ce la fai a mostrarmi il record? Quanto ancora vuoi parlare? Ok? Dreamcrow? Eppure lui semplicemente si butta. Che cagata assurda, enorme. E tra l'altro ho visto che ci sono un sacco di nomi, raga, di persone. Eccolo qua, sto Fimzy è in tutte le top. Questo si è messo qua. Mamma mia, quanto tryhardano, zii. Questo è pure un altro motivo del perché io e Marques avevamo smesso. Oddio, per esempio, qua talmente tanta poca gente che ci ha provato e che c'ha soltanto 7 persone nella classifica, 7 persone ci hanno provato e basta. Ci sono anche tutte le top kill. Tutte le top kill ci sono. Beh, The Destroyed praticamente devi avere culo che ti pushano gli altri, mi stai dicendo? Gli devi fare tu il ponte, fammi vedere, fammi capire. Letteralmente devi avere culo che ti pusha qualcun altro. E questo è. E nulla, si è fatto pushare e ha perso il letto. Record! E lo voglio fare pure io. Voglio finire pure io in queste classifiche. Qui non ci ha provato nessuno. Qui non ci ha provato nessuno. Non ci sono record. C'è una classifica senza record. Oh mio Dio, cosa ho appena scoperto? Signori, like. E ci provo io ad essere il primo insieme a qualcun altro, perché qua dice che serve un team. Like e ci provo io ad essere il primo ad entrare in questa classifica. Mi raccomando signori, ci conto. Si può fare, è fattibile. Si tratta di distruggere tutti i letti. Qua nel By Yourself giustamente ci sono i game in solo dove le persone hanno distrutto tutti i letti, ma By Your Team si può fare anche nelle 3v3 e nelle 4v4, e si tratta di rompere 3 letti, e mi capita tantissime volte di fare una cosa del genere. Quindi è molto fattibile entrare in questa top. Si potrebbe fare. Eccolo qui signori,
bisogna distruggere tutti i letti. Nulla, non spiega nulla di nuovo, signori. Semplicemente bisogna riuscire a rompere tutti i letti e che non, nessun avversario è ammesso che si disconnetta prima di perdere il letto. Che bisogna semplicemente rompere tutti i letti. Non spiegano che bisogna farlo nelle duo o nelle trio. Quindi, signori, qui si può fare una grande napoletanata, signori. Perfect Game, raga, è una roba assurda, ora ve la mostro. E tra l'altro, guardate, signori, ci sono ancora una volta questo Zui e questo Flimsy che sono in ogni top, raga. Il Perfect Game è quando tu, letteralmente, in una Bed Wars, riesci a rompere tutti i letti e fare ogni final kill. È una roba assurda da riuscire a fare, davvero. Io non ci riuscirò mai, secondo me, a fare una cosa del genere. E secondo me è una roba assurda, signori. Merita di essere vista, merita di essere reactata. Devi essere fortunato, ma devi essere anche tu bravissimo a riuscire a rompere ogni letto e fare ogni final kill possibile. Perché devi riuscire a non morire, perché se muori anche solo una volta è la tua fin. Tra l'altro, guardate qui lui cosa ha fatto. Si è comprato TNT e piccone e soltanto 20 blocchi. Questo perché lui ha bisogno di muoversi tanto, non gli serve altro, non ha tempo per altro. E quindi si è shoppato semplicemente roba per muoversi. Si è shoppato 2 TNT e 20 blocchi, e questo gli permette di fare 2 team. Lì c'è il rosso che sta arrivando dal blu, lui deve arrivare prima e c'è riuscito. Deve essere più veloce di tutti gli altri team che pushano. E più tempo passa, più è la sua fin. Più tempo passa e più anche solo un team che perde il letto è finita. E in chat, per esempio, i rosi e i grigi si stanno fightando. Te lo giuro, è una roba velocissima ed è un botto difficile stargli appresso e reactarlo. Comunque, è riuscito anche a fare il rosso, ora deve final killarlo. Sto giro non si è comprato la TNT perché aveva molti più blocchi e gli servirà una Gapple. C'ha la spada in ferro che è sciotta e sono 3 team che vanno. 3 team che vanno e nessuno ancora si è eliminato. I grigi e i rosa sono quelli là che si stanno pushando di più. Si stanno pushando più velocemente e si stanno fightando. Questo qui aveva pure bardato il letto a metà. Come ha fatto a non perdere il letto se l'era pure bardato a metà? Non ha fatto lui la final kill? Ah, era il rosa che è morto. Se lì moriva il grigio era la sua fine. Se qui il grigio ora rompeva il letto era la sua fine. Vabbè, raga, ma che fortuna gli sta dicendo. Sì, vabbè, ma che fortuna gli sta dicendo, però, zio. Qua è un culo assurdo. Qui è un culo assurdo. E il grigio che non è morto, che non ha rotto il letto, e il rosa che si è lasciato lì uccidere così. Non lo so, c'aveva pure il tempo di andarsi a prendere un caffè questo. Qua gli ha detto una fortuna assurda, che a me non accadrà mai una cosa del genere. Perché alla fine una speedrun si tratta anche molto di fortuna. Si tratta tantissimo di fortuna. Guardate come inizia a tremare comunque. Gli manca soltanto l'ultimo team. Ce la può fare. Se qui cade, perde tanto di quel tempo che secondo me non se lo perdonerà mai. Farà Harakiri e aveva finito i blocchi. Pazzo. Pazzo maniaco, aveva finito i blocchi. E il grigio qua sta ancora a prendere i materiali. Sì, è GG! GG! Sì! GG! Yes! Ma guarda quanto è gasato! Ehi! Let's go! Quanto è gasato! Quanto è gasato! Simpaticissimo! Sto tizio è simpaticissimo. E poi c'è il secondo posto che è sempre questo Flimsy. E penso che alla fine il game abbia la stessa velocità. Lo fa su un'altra mappa lui. Lo fa su un'altra mappa lui e ha avuto la durata della Bed Wars che è leggermente maggiore. Ma lo fa appunto su un'altra mappa lui. Lo fa sulla Zarzul, che in realtà è una mappa molto più lenta. Una cosa del genere potrebbe significare che in realtà per assurdo lui è stato ancora più bravo, Quindi i miei complimenti. Comunque questi sono dei pazzi, alla fine sono sempre i soliti che sono in tutte ste top. Io però ve lo giuro, signori, io voglio entrare in altre top. Voglio entrare nelle top meme. Per esempio quella lì dei letti distrutti a me sta attirando tantissimo, ok? Questo qui pure aveva bardato il letto a metà. Ma perché la gente barda il letto a metà? Io non l'ho mai incontrato in vita mia. Sta roba è un po' sus. Non ho mai incontrato in vita mia uno che barda il letto a metà e qua l'hanno incontrato in due.
un po' strano come roba, posso dirlo. Anche questo TNT Jump è abbastanza strano, lo poteva fare prima. Ora va bene che abbiamo visto prima Zui, che è un fenomeno, che non ha sbagliato nulla, che stava lì con il turbante e l'asciugamano. Attenzione qua all'Azzurro, che volevi fare Azzurro? Il letto, guarda che non te lo puoi mica fare tu, brutto stro. I Perfect Game comunque, raga, posso dirlo che sono una cosa fighissima, fighissima, fighissima da vedere. Io non penso che non riuscirò mai a farne uno, ma sono veramente una figata assurda da guardare, perché veramente proprio è una distruzione demoniaca di tutto. Tu vai e cancelli qualsiasi cosa che ti trovi davanti, è bellissimo. Un altro TNT Jump. Sto qua bardato un botto, però ha bardato un botto male. No, perché l'hai sprecata la TNT, zii? L'hai sprecatissima. Bastava che rompevi un blocco di lana. Per me questa è sprecata. Per me sta TNT ora la potevo utilizzare per fare qua un TNT Jump e guadagnava del tempo, secondo me, eh. Secondo me. Non ti saprei dire, magari quel tizio lo hittava e gli faceva perdere tempo e moriva, se l'ha fatto sto calcolo. Però lì secondo me ha perso del tempo lui. E ancora qua il rosa. Rosa che tra l'altro è dal grigio ed è uno Steve, e lui lo sapeva che moriva. Bravissimo, lui lo sapeva che moriva. Ha aspettato che il grigio morisse, zio. Sto grigio, cioè sto rosa, figurati se non moriva in base ai grigio. Sto rosa ci moriva sicuro. Bravissimo. Penso di essermi confuso tra i nomi, ho detto rosa e grigio, però veramente bravissimo, zio. Qua ha fatto un 200 Q, lì avrebbe buttato via la run tantissimo se non faceva attenzione. Bravo, sta roba mi è piaciuta un sacco. È l'ultimo rimasto, ultimo grigio rimasto. E se lo fai nel kill a tre cuori, GG. E lui non ha reazioni, no, che tristezza. E festeggia un po', zio, un po' di movimento. Signori, che dire, mi raccomando, fatemi sapere, like e commento. E io ve lo giuro, farò una mega nerdata e io mi metterò a cercare di entrare in tutte, e dico tutte, queste top, e vedere in quante effettivamente riesco ad entrare. Mi raccomando, signori, supportatemi questa serie se volete un suo ritorno. Non faccio Bad Wars Speedrun da, penso, appunto un anno. E nulla, signori, mi raccomando, lasciate un bel like di supporto. Noi ci si becca domani, come sempre, alle 14 con un nuovo video. Bella.